grande successo per l'edizione 2019 di Tutto Food, il salone dell'alimentazione, del dolciario, del prodotto biologico, delle bevande, che ha radunato a Milano più di 3.000 aziende in 180.000 metri quadrati. Politici, addetti ai lavori, giornalisti, manager, marchi internazionali, insieme a realtà locali, hanno partecipato all'esposizione internazionale dedicata agli operatori del settore agroalimentare. Non si tratta solo di una vetrina, ma della possibilità concreta di provare le specialità provenienti da ogni regione e che fanno dell'Italia una delle potenze mondiali del gusto, da valorizzare e difendere contro il falso Made in Italy, aumentato del 70% negli ultimi 10 anni, come stimato da Coldiretti e Filiera Italiana, che hanno calcolato in oltre 100 miliardi il valore del falso a tavola, di chi utilizza immagini e parole che ricordano l'Italia per alimenti che italiani non sono. Bergotto è una bibita a base di bergamotto, l'originale. Ecco, l'originale perché lo posso dire che l'ho inventato io nel 2009. Cerchiamo di dare prodotti, insomma, tipici della nostra zona. Ci siamo messi a fare varie ricette, tra cui il liquore di bergamotto che abbiamo fatto nel 1996. Però, come dire, i liquori hanno una certa selezione, quindi i bambini non li possono bere, c'è chi piace, c'è chi non piace. Mi sono, come dire, scervellato di cercare di fare un prodotto che fosse alla portata di un ampio spettro di consumatori. E quindi, armeggiando con quello, con quell'altro, ho inventato il bergotto. Il bergotto l'ho inventato io nel 2009. È da 2 anni che volevo creare questo oggetto e sono riuscito a crearlo per il Tutto Food. Un gioia immensa quando vedi realizzati i tuoi sogni. Come tu sai, a noi piace innovare, piace creare, e per il Tutto Food abbiamo creato questo serbatoio originale, fatto solo esclusivamente con latte di vacca bruna. Per noi è una filosofia di vita, per noi è un viaggio, soprattutto un viaggio, come abbiamo scritto sui pannelli, da 4 generazioni. Ci piace viaggiare, sognare, ci piace realizzare e soprattutto realizzare in modo dinamico. Noi a Tricarico abbiamo deciso di immetterci anche in un nuovo progetto, in una nuova sfida, che è il panettone lievitato e cotto all'interno di un vaso, perché il nostro prodotto solitamente ha una vita di circa di 30 giorni, quindi essendo un prodotto senza conservanti, senza emulsionanti, ha una vita molto breve. Quindi per destagionalizzare il prodotto e far sì che il prodotto mantenga le sue caratteristiche organolettiche di morbidezza, profumo, sapore, abbiamo deciso di farlo lievitare e cuocere nel vaso. Infatti la shelf life di questo prodotto è di circa di un anno.